Credo che il limite della gioventù di oggi sia la mancanza dell'educazione al sentimento. C'è una sessualità sfrenata che brucia tutti i tempi, tutti i rapporti. Vedete oggi tutti i casi di cronaca, no? Anche di personaggi famosi, di figli di personaggi famosi. Parlando con questi ragazzi, ti accorgi, perché io ci ho parlato, sia con questa ragazza. Cioè io non è che mi limito, vado a fondo, ho anche parlato con chi ha stuprato o viene accusato di aver stuprato. Secondo me i giovani oggi hanno un rischio che l'incrocio tra la droga e il livello alto di cuori che assumono, per cui annebbiano proprio totalmente quello che è un piacere, fare l'amore è un piacere assoluto, ma diventa qualcosa di... Così, cioè pensate che danno la droga dello stupro alla ragazza che non ricorda nulla, non vive questa cosa, la subisce e non se ne ricorda. Ma che senso ha prendere il corpo? E questo è molto grave e ci fa capire come da noi il livello dei maschi è ancora molto lontano, noi usiamo ancora le donne e per quello che nel nostro paese ci sono questi femminicidi continui, perché noi maschi... Ci metto anche il sottoscritto. Abbiamo una visione della donna di possesso. Per noi la donna è un oggetto di possesso. E quindi il lavoro culturale che deve partire dalle scuole è fondamentale. Noi non abbiamo più rispetto della donna. E quindi anche questi ragazzi che pensano di fare una cosa normale, di bere, di dimenticare, poi sono privi del loro libero arbitrio sostanzialmente. Io sarei molto preoccupato, voi avete figli giovani, tua figlia è molto educata, l'ho vista ieri, è l'opposto di quello che vede in giro, però non si può generalizzare. No, Ecco. Però certo. dico, noi figli, noi padri, tra virgolette, mi ci metto pure io, dovremmo essere molto più vicini a questi ragazzi, forse l'educazione è mancata, abbiamo dato i telefonini, li abbiamo messi davanti, il telefonino è devastante perché brucia tutto, io non voglio fare quello che è nato nell'altro secolo. Però è un pericolo, è solo la cultura, solo l'educazione, è il lavoro fondamentale, difficilissimo. Ecco che quando io faccio le battaglie contro la mafia dico non servono solo i carabinieri, ma bisogna portare i maestri nelle scuole per far capire ai ragazzi che la mafia è qualcosa di orribile. E se non si riparte da quello, adesso c'è un nuovo governo, ma io non ho grandi speranze, perché è un lavoro che va fatto nelle periferie. Se le nostre periferie non vengono riconquistate con un'idea di politica diversa, le periferie italiane diventeranno come le periferie francesi, dei ghetti, già lo sono, e sarà l'errore più grave. Io fossi un politico non partirei a pulire il centro di Roma, che è già sporco di per sé, eccetera, ma partirei dalle periferie. Gli ultimi devono essere i primi. Questa è la realtà, non possiamo abbandonarli. Io mi ricordo che la mia maestra, c'è un ragazzo che, sai, poi i bambini sono terribili, c'è un ragazzo che aveva dei profondi disagi, ma noi non lo potevamo sapere, lei sapeva che invece in famiglia il padre era in carcere, eccetera, e veniva messo in margine. Lei disse dovete fare un lavoro di reinserimento, riprendiamolo, non mettetelo là, non lo recuperiamo così, con l'amore, e torniamo alla parola base, solo con l'amore. Che è uno sforzo enorme, perché questo ragazzo era proprio messo male, eppure con l'amore di tutti noi l'abbiamo portato di qua. Non so che fine avrà fatto negli anni, ma certamente era un bambino diverso da quello che abbiamo visto. Quindi è un lavoro pesante, ma l'amore deve essere centrale, l'amore deve essere centrale, che mille sfaccettature. Oggi abbiamo creato una società di odio. Io non vado sui social, non voglio andare sui social. Però abbiamo creato questa cosa di godere quasi della difficoltà degli altri, oppure di un errore degli altri. Si massacra l'altro forse per sentirsi migliori noi, ma in realtà ci... Quindi è complicato, eh? Sono d'accordo. Senti, Massimo, tu hai sempre creato, nei giovani hai sempre creduto, perché in tutte le tue trasmissioni noi eravamo dirimpettai, ma ci passavamo la linea semplicemente, ci volevamo bene anche quando facevo quelli Sempre. che il calcio e tu l'Arena che aveva un successo strepitoso, eccetera, eccetera. Con i giovani. Mi hai detto che il più grande dispiacere di aver interrotto questa trasmissione, avere disperso un po' questi
questi ragazzi che comunque hanno creduto e tu hai fatto credere nell'idea di queste trasmissioni. Ce ne vuoi parlare? Ma vedi, io sono nato in legge, poi ho fatto una strada diversa, sono andato a lavorare con mio padre, ho lavorato in una merchant bank, insomma, ho fatto di tutto. Però poi quando sono arrivato a Roma mi sono trovato con un gruppo di ragazzi giovani. Allora c'era io lo considero il mio maestro, Giovanni Minoli, c'era Michele Santoro, poi al di là delle questioni politiche, però erano due maestri veramente con i quali se tu ti applicavi imparavi molto. Spirito di sacrificio fortissimo. Io credo che lavoravo 13-14 ore al giorno. Ecco perché mi fanno arrabbiare i giovani che vengono a me e mi chiedono: ah, ma lei si lavora il sabato, ma c'è un programma che non dalla domenica, non so. Ecco, però questo spirito di sacrificio allora era è normale. Certo. E quindi, anzi, gratis noi ci buttavamo nel sito. Io ho lavorato anche gratis parecchio, come anche tu, ma c'era una passione, questo un mondo dove la differenza ancora oggi credo la faccia la passione con cui si lavora. Però ho ricevuto tanto da ragazzo e quindi ho sempre pensato di dover restituire a delle persone che sceglievo tra i vari ragazzi che mi scrivevano, mi mandavano in curricula e tutto il resto. E quindi ho sofferto molto già quando fui costretto a fare una scelta, a lasciare la RAI, anche lì persi molti ragazzi. Oggi mi trovo di nuovo di fronte a un gruppo di lavoro che con fatica avevo ricostruito. Perché io preferisco scegliere dei ragazzi giovani sui quali, anche perché ti danno maggiore, il rapporto con il giovane aiuta, svecchia. Ecco, anche questa volta li perderò tutti. Li ho aiutati a trovare lavoro da altre parti, perché comunque io quando sono stato chiuso ho le spalle molto larghe, ma 35 persone sono rimaste a casa. Non ho sentito mai nessuno dire, non di Giletti, ma visto che si difendono i posti di lavoro dei vari personaggi televisivi, no, che fanno scelte diverse o quant'altro, ma di quei ragazzi qualcuno se ne è occupato? No. E quindi a me spiace, li aiutate a trovare altri posti, sono bravi professionisti, perché dopo tanti anni che lavorano con gente tipo te e me, insomma, bene o male, il posto lo trovi. Però è un dolore grande vederli lavorare magari con quello che tu non ami, ma che è un bravo professionista. Però li ho aiutati, mi sono messo io, ho chiamato, ho fatto in modo tale che venissero inseriti. Questo è un grande dispiacere ed è una cosa che non perdono.